Il corpo sottile di Baba dice ai suoi seguaci che essi sono degli esseri realizzati, consapevoli o inconsapevoli. Infatti, Madhusudana Naidu, il 19 maggio 2014 a Kodai Canal, dice: infine, ci sono persone che sono ghiani, ovvero che sono consapevoli che il Signore è compassionevole, che è onnipervadente, che è il divino e che è solo amore. Vengono solo per gioire di quella divinità, di quell'amore, di quella compassione del Signore. Vengono solo per sperimentare l'amore del Signore. Non hanno nulla da aspettarsi o da dare. Consapevolmente o inconsapevolmente, molti di voi fanno parte di quella quarta categoria di persone che sono venute solo per sperimentare l'amore del Signore e non hanno secondi fini o desideri dietro la venuta qui. Ecco perché siete tutti qui. Ma qual è il significato di Inani, saggio, secondo Swami? Inanna nel linguaggio vedantico è stato definito come Advaita Darshanam, ovvero riconoscere l'uno senza il secondo, vale a dire vedere l'uno, l'unità nella molteplicità, vedere l'unità nella diversità. Qui in questa assemblea sono presenti molte migliaia di persone, i loro nomi e le loro forme sono molteplici, ma dovete riconoscere che il principio atmico in tutti loro è la stessa cosa. Non è sufficiente però dirlo a parole, dovete renderlo un'esperienza di vita. Solo allora si può provare a sperimentare la beatitudine, Ananda. Solo una persona di questo tipo può essere chiamata Inani, conoscitore del Supremo. Sai Baba, 4 ottobre 1989. Nella Gita Vaini a pagina 81, Baba dice: è sufficiente che la mente venga sempre fissata sul Paramatma. Se si medita ininterrottamente sul Signore, la mente verrà pulita. L'illusione che la intasa scomparirà. Questo di per sé comprende moksha, la liberazione. Che cos'è il declino dell'illusione? Una persona che ha raggiunto questo mohakshya raggiungerà il brahmatva, lo stadio del Brahman, in qualunque modo essa possa morire. Tale persona è chiamata Inani. Inoltre, nella Gita Vaini a pagina 60, Swami dice che solo la persona che percepisce il Signore in tutti gli esseri merita di essere chiamata Inani. Solo colui che sperimenta il Signore è un vero saggio. Quando Jiddisattya Sai Baba costruì scuole, ospedali e progetti idrici, non fondò e non costruì nessuna società per progettarle o costruirle, mentre Madhusudana Naidu ha fondato un'azienda, una società, la Lotus Energy Solutions, una società di energia solare sostenibile che sta mettendo a disposizione energia solare in tutte le scuole e negli ospedali e progetti di servizio. Egli dice: oltre a fornire acqua potabile e pulita ai bisognosi, Swami ha anche assunto il compito di fornire energia pulita. Ha voluto la creazione di un'azienda chiamata Lotus Energy Solutions, attraverso la quale sta creando piccole centrali solari in varie regioni con l'obiettivo dell'autosufficienza in termini energetici. Madhusudana Naidu sarebbe addirittura il presidente della Lotus Energy Solutions, come potete visionare sul sito web di Lotus Energy. Lui è il Director Strategy, proprio il direttore. Che cosa ha detto Jiddisattya Sai Baba su questo modello di costituire una società per i progetti di servizi nel novembre 2007? Dice: infatti, i progetti di educazione, medicina e approvvigionamento idrico intrapresi dall'organizzazione Satya Sai non devono essere dipartimenti di guadagno.
mentre la Lotus Energy Solutions, costituita da Madhusudan Naidu, è una fonte di guadagno. A questo proposito vi rimandiamo a visionare l'intervista di Karuna Munshi di Radio Sai Global ai coniugi Umesh Rao, che furono a loro volta coinvolti in affari poco chiari dalla compagnia avviata da Madhusudan Naidu. Troverete il link dell'intervista con i sottotitoli in italiano nell'apposita sezione sotto questo video. A questo proposito, ripetiamo nuovamente le parole di Baba nel discorso del 22 luglio 2002. Ci sono alcune persone che stanno facendo affari nel mio nome, stanno imbrogliando gli altri fingendo di essere devoti di Sai. Io non approvo un simile comportamento, essi non sono affatto devoti. Stanno andando in diverse parti del paese e anche all'estero per fare soldi col nome di Sai. È un grande crimine. Non chiedo nemmeno una sola paisa dagli altri. Non approvo mai tali affari. Chiunque sia, se qualcuno vi avvicina con un motivo così crudele, ditegli subito di andarsene. Non permettete di far entrare questo tipo di affari nel campo della spiritualità. Madhusudan Naidu parla a lungo sull'acquisizione della proprietà a Kodaikanal e sul fatto che questa proprietà è tornata a lui. Ha anche detto che ci saranno molti ampi programmi di costruzione avviati a Mudenalli e in luoghi di tutto il mondo. Gerald Dominic di Sai Surya ha scritto il 18 gennaio 2015: il prossimo oratore è stato Anthony Tan, un notaio di Singapore. Sembra che per molti anni i devoti di Singapore siano stati uniti nel loro sostegno ai progetti di Satya Sai Baba e considerano un grande onore e un privilegio fare qualsiasi cosa per Satya Sai. Il 18 gennaio 2015, da un'email di Gerald Dominic, leggiamo: il 23 novembre 2014 i delegati di Singapore si sono incontrati col corpo sottile. È stato detto loro che il corpo sottile vuole costruire un auditorium che deve essere costruito entro il 90° compleanno. Essi hanno immediatamente accettato, sono grati a Swami per aver dato loro l'opportunità di fare questo servizio e hanno accettato di fare anche l'auditorium e la sala della preghiera e la mensa. Ascoltiamo cosa disse Sai Baba del suo coinvolgimento nelle proprietà. In una riunione del Central Trust di ieri ho detto ai membri, incluso Shrindula Shah, che non avevo alcun interesse per la proprietà. Non coinvolgetemi in alcuna connessione con queste proprietà. Non desidero avere alcuna connessione con danaro o proprietà. La mia unica preoccupazione è con i miei devoti. Dicendo loro tutto questo, ho firmato i documenti. 1° gennaio 1998. Swami non ha bisogno di santuari, Swami non è interessato al settore immobiliare, tutto ciò che Swami vuole è che dovreste servire la società con gioia e senza egoismo. 22 luglio 2002. Ricordate, Sai non vive in strutture di pietra o mattoni o di e malta, vive in cuori morbidi, caldi, di simpatia e fragranti di amore universale. 2 dicembre 1961. Madhusudan Naidu ha iniziato a incoraggiare le persone a costruire nuovi templi e ashram per il corpo sottile in tutto il mondo. In Croazia, il 21 aprile 2015, dichiara: quindi voglio costruire un ashram qui e deve essere preparato al più presto. Ho un piano. Troverete un bellissimo posto sulla collina, il punto più alto rispetto ad altri luoghi intorno, e lì vi sarà costruito questo ashram.
In Italia, il 19 aprile 2015, in Puglia, Madosù Dannaidu, parlando del futuro ashram, dice: "Benedico affinché questo posto in futuro cresca e diventerà il più grande centro spirituale del paese. Crescerà un ashram molto grande nei tempi a venire e persone provenienti da tutto il paese verranno qui per cercare conforto spirituale. Iniziate fin da ora a lavorare sulla costruzione di un tempio Bhajan qui e molte stanze per i devoti, affinché possano riposare, venire tutti insieme, fare satsanga e laboratori spirituali. Entro un anno ci saranno progressi significativi. Quando Swami tornerà l'anno prossimo, qui ci sarà una sala per riceverlo, non in una tenda. Da quella radice cresceranno gli alberi e tutti i rami e quando tornerò come prossimo avatar fisico, farò sicuramente di questo ashram la mia casa in Italia. 19 aprile 2015. Tra i luoghi che ho visitato, Swami ha anche benedetto con la sua divina presenza il santuario costruito nel suo nome a Pascarosa, Cisternino. Anni fa aveva incaricato un devoto di iniziare un piccolo tempio per lui. Durante questa visita, Bhagavan ha detto che il tempio sarebbe diventato un importante luogo di potere spirituale e di pellegrinaggio per le persone provenienti da tutto il mondo. Ha anche detto che visiterà il santuario ogni anno nella sua forma sottile e anche in futuro nella forma di Prema Sai Baba. Come tutti sappiamo, il progetto di costruire un ashram a Cisternino è fallito. Come ha potuto il corpo sottile di Swami fallire? Svegliamoci, fratelli e sorelle. In Croazia, il 22 aprile 2015, Madhusudan dice: "Non dobbiamo preoccuparci dei soldi. Questa è una mia preoccupazione. L'ashram sarà un grande centro spirituale per tutta l'Europa." Ma Satya Sai Baba ha mai detto che voleva che fossero costruiti dei mandir per lui? In molti luoghi si stanno tentando di costruire mandir Satya Sai, sale di culto, ma Satya Sai sarà felice se egli è installato nei vostri cuori. Questo è il mandir che mi piace, non quelli. Quando cercate di costruire altri mandir, dovete andare in cerca di donazioni. La religione è diminuita in questa terra a causa di questa donazione, ricerca e concessione di donazioni. In realtà, la donazione più preziosa è una mente pura. Datela all'organizzazione e splenderà. 21 aprile 1967. Sottolineate la semplicità e la sincerità più che lo sfarzo e lo spettacolo. Create la mente, il santuario. Abbiate mentalità, non mandir. Scoraggiate la costruzione di mandir e sale. Provate ad utilizzare i templi e le sale che già esistono. Lasciate che i templi che si stanno esaurendo rapidamente dai pellegrini, diventino ancora una volta i centri di vibrazione spirituale. Le decorazioni e le detonazioni tendono a distogliere la mente dall'essenziale. Le persone indulgono in queste cose di più per mostrarsi e impressionare la loro importanza al pubblico. Durante le feste, le celebrazioni e anche nella vita quotidiana, le persone non dovrebbero indulgere in esibizioni e mostrarsi. Se il denaro entra in scena, diventa tutto brutto e di cattiva e di basso livello. 8 marzo 1971. Swami non ha bisogno di santuari. Swami non è interessato al settore immobiliare. Tutto ciò che Swami vuole è che dovreste servire alla società con beatitudine e senza egoismo. Incarnazioni dell'amore, sviluppate l'amore in voi. Bhagavan non ha bisogno di templi o case di riposo. Il tempio del vostro cuore è più che sufficiente. Bhagavan starà felicemente in esso.
La notizia che ricevo da quei cosiddetti templi è molto dolorosa per me. La quantità di angoscia che subisco a causa di questi è oltre la vostra immaginazione. 22 luglio 2002. In questo racconto, Madhusudan afferma che Satyasai Baba chiese a Tigrat dei soldi per costruire l'ospedale. Tuttavia, nel discorso in cui Swami annunciò che l'ospedale sarebbe stato costruito, disse: l'avvento di questo avatara è avvenuto 64 anni fa. In tutti questi anni, questa mano non si è mai allungata per cercare qualcosa da nessuno. Non ho chiesto a nessuno, non chiederò mai a nessuno e non ci sarà mai un'occasione per farlo. 23 novembre 1990. Le parole di Madhusudan Naidu contraddicono anche quello che disse Isaac Tigrat in un discorso all'annuale ritiro in Pennsylvania nel 1992, pochi mesi dopo l'apertura dell'ospedale. Isaac aveva spiegato che aveva venduto la catena degli Hard Rock Café e poi ha preso i soldi e li ha offerti a Swami. Isaac ribadì inoltre enfaticamente che Swami non chiese mai denaro. Swami ha portato qualcuno giusto in tempo perché ero vicino alla morte e allo sfinimento, perché espandevo i miei affari in tutto il mondo. E avevo tantissimi soldi e io considero un segno di Dio e quindi vendetti l'Hard Rock Café. Andai da lui e dissi: Swami, ho questi soldi. E lui disse: lo so, lo so, lo so. E disse: stiamo per costruire un ospedale, quindi cosa vuoi che faccia? E gli disse: costruiremo un ospedale. E io dissi: fantastico, voglio dire una parola su questo Sai Baba e sul denaro. Perché tutti dicono che Sai Baba non prende soldi, Sai non ha bisogno di niente, mi ha benedetto permettendomi di donargli i miei soldi, ma lui non li ha mai chiesti. Nel suo discorso a Singapore il 16 luglio 2007, Isaac Tigrat aveva parlato della lotta che aveva attraversato prima di prendere i soldi da offrire a Swami. Ero nella mia stanza dell'ashram quando cercavo di vedere Baba. Volevo dargli il mio assegno, ma qualcosa sembrava fermarmi. Camminai fino al mandir, poi iniziai a sudare. Non riuscivo a muovermi, non sapevo cosa mi stava succedendo. Era come se fossi manipolato fisicamente. Tornai nella mia stanza e pensai: perché? Che cosa c'è che non va? Che cosa sto facendo di sbagliato? Nel dare l'assegno, per l'ospedale, forse questa è una sorta di viaggio dell'ego? È come se io sto facendo una cosa buona? Sono un ragazzo generoso? Poi finalmente mi resi conto. E pensai: non devo fare questo per me, io non ci sono. E avevo capito cosa volevo dire, credere, come e perché ho dovuto offrire questo dono in denaro come servizio. Non appena ricevetti questo messaggio nella mia testa, sentii questo messaggio nella mia testa, Sai Baba mi lasciò entrare nella stanza dell'interview e dissi: Swami, questo è un regalo per te. Fai qualsiasi cosa tu desideri. Ed è da tutti noi e soprattutto da parte di tutti quelli che vorrebbero darlo ma non hanno i soldi per poterlo fare. Hanno solo il loro amore. Ti vogliamo bene, ti adoriamo e vogliamo aiutarti. Questo è da parte di tutti noi. Madhusudan sostiene che coloro che donano della terra o del denaro vanno presi da esempio. Dice: queste non sono persone normali, sono stati santi e saggi che si sono reincarnati in varie forme. Questo è un segreto che Swami ci dice oggi. 13 maggio 2014, Kodaikanal.
Madhusudana Naidu ammette di aver chiesto al dottor Shetty denaro e lo elogia apertamente come elogia coloro che donano denaro o terra per la sua causa. Afferma anche che Shri Sathya Sai Baba chiese denaro ad Isaac Tigreth e afferma che la missione di Sai Baba dipende dalle donazioni dei ricchi. Infatti, il 13 maggio 2014 dice: a causa di queste persone, grazie a queste persone, la missione di Bhagavan può continuare, altrimenti si sarebbe fermata molto, molto tempo fa, 13 maggio 2014. Ma Shri Sathya Sai Baba aveva detto che la sua missione dipendeva dalle donazioni dei ricchi? Nel 1969, esattamente il 10 settembre, Baba dice: sapete tutti molto bene che è necessaria una grande quantità di denaro per i progetti, ma non ho mai chiesto niente a nessuno, nemmeno un solo danaro. Il mio sankalpa, il mio volere, la mia volontà sono onnipotenti. Lo zelo e la scorza sono strumenti di servizio più efficienti dei regali e delle donazioni. Il 22 luglio 2002 Baba dice: io non verrò mai coinvolto in questioni di denaro. Se c'è bisogno di aiuto, venite da me. Swami vi fornirà tutto senza esitazione. Non raccogliete un solo denaro come donazione. Ci sono quelli che donano 100 rupie e fanno poi un migliaio di rupie come tornaconto. Swami non è interessato a tali attività. Il marketing con il nome di Swami è altamente disgustoso e angosciante. Non ci può essere commercio in materia di devozione. Anche l'oceano salato può produrre acqua potabile, ma questo tipo di devozione è senza valore. Swami non sollecita mai donazioni da nessuno, né ha intermediari per propagandare il suo messaggio. Non ho alcuna associazione con queste persone ingannatrici. Swami non ha bisogno di ricchezza materiale, l'unico bisogno di Swami è l'amore genuino. Date amore e prendete amore, questo è l'unico scambio. Con quell'amore realizzate la vostra vita. Non c'è devozione più grande dell'amore. Basta un piccolo servizio eseguito con amore. Non abbiate rapporti con persone che stanno facendo transazioni commerciali nel nome di Sai. Mandateli subito a fare i bagagli e salutateli. Se avete bisogno di qualcosa, chiedetemi. Non ho mai ingannato o deluso nessuno, né lo farò mai. La falsità non sarà mai pronunciata da me. Il mio desiderio è che nessun atto così indesiderabile possa essere perpetrato su nessuno dei veri devoti. 22 luglio 2002. L'atteggiamento e le dichiarazioni di Madhusudan sui temi di denaro e servizio sembrano essere in netto contrasto con quelli di Swami. Cerchiamo di approfondire ciò che Swami ha detto riguardo al denaro e al servizio. Ciò che è richiesto per il servizio non sono denaro o cose materiali. Un cuore amorevole è il primo requisito. Tutto il servizio fatto senza un cuore pieno d'amore è secco e arido come la polvere. Riempite i vostri cuori di amore. Quando siete pieni di presunzione, tutto sembra fuori forma. Quando siete immersi nello spirito, tutto sembra bello e armonioso. Dimenticando questo destino più elevato, il destino più elevato, la gente smette di essere umana. Le persone evitano il problema principale di limitare i loro desideri. E invece donano un importo simbolico per le attività intraprese dalle organizzazioni Sathya Sai. Il denaro non è mai stato voluto dalle organizzazioni Sathya Sai. L'agenda principale della nostra organizzazione è di garantire che le persone si presentino come ideali da imitare per gli altri. Dovremmo cambiare in modo graduale il nostro modo di pensare per essere in grado di raggiungere questo obiettivo. Le organizzazioni Sathya Sai dovrebbero lavorare in questo contesto
stando uniti senza discriminazioni di casta, credo o nazionalità. Discorso del 21 novembre 1988. Attraverso il sacrificio arriverete a comprendere che la vostra vera natura è la carità. La carità non significa aver dato dei soldi a qualcuno o a un'organizzazione. La rimozione dei cattivi pensieri che sono dentro di voi è vera carità. La carità, a sua volta, conferirà, purezza a tutti. Una volta che voi avete conquistato la purezza, otterrete l'unità. E una volta che avrete unità, potrete raggiungere la divinità. Satya Sai Newsletter, Stati Uniti, volume 13, numero 4, pagina 20. Non dovete coinvolgere nessuno come membri del Samiti per il denaro. Le qualità sono più preziose dei soldi. Il denaro è la causa principale di tutti i fraintendimenti e causa fazioni. Tenetelo a mente. Date poca importanza. Abbiate amore, umiltà, distacco e servizio come sfondo per il vostro lavoro. 21 novembre 1968. Non è necessario spendere un sacco di soldi per il servizio, santificate la vostra vita intraprendendo un servizio amorevole. Oggi i vecchi studenti dell'Istituto dell'Apprendimento Superiore Sri Satya Sai hanno portato un assegno di 48 lakh da presentare a Swami come segno del loro amore e come servizio. Questo importo è stato risparmiato da loro. Essi hanno subito molte difficoltà per questo, ma a chi dovrebbe appartenere veramente l'importo? Questo importo dovrebbe essere utilizzato per il servizio nei villaggi. Servirà per aiutare i poveri, i più poveri dei poveri. Pertanto ho detto loro, miei cari, depositate i soldi in banca e intraprendete le attività di servizio con gli interessi che maturerete sull'importo. Il denaro non aiuta a sviluppare le buone qualità, solo il sacrificio può sviluppare qualità nobili. 1 gennaio 2004. L'orgoglio per la ricchezza è un altro grave fallimento umano che causa la rovina dell'uomo. Tutte le forme di orgoglio basate sulla nascita, la ricchezza, il potere, la borsa di studio, eccetera, devono essere completamente abbandonate. Solo quando l'orgoglio e l'ego viene offerto come sacrificio sull'altare del divino, l'uomo potrà scoprire la sua vera natura. Questa è la dedizione che viene chiamata come primo passo per l'uomo che intraprende il viaggio spirituale. 16 gennaio 1988. L'avvento di questo avatar è avvenuto 64 anni fa. In tutti questi anni questa mano non si è mai allungata per cercare qualcosa da nessuno. Non ho mai chiesto a nessuno né chiederò mai a nessuno e non ci sarà mai occasione per farlo. 23 novembre 1990. Dal 2011 nella Shimamurti e Madhusudan conducono una campagna per convincere i devoti sul fatto che Madhusudan comunichi con Sai Baba e vive a Mudenali nel corpo sottile. Questa campagna si è poi intensificata nel 2014 con la pubblicazione di alcuni discorsi tenuti a Kodai Kanal da Madhusudan, il quale sostiene che sono discorsi che Baba gli comunica col suo corpo sottile e sono stati diffusi in tutto il mondo attraverso siti web e email. Nel 2014 Kumar ha contattato diversi giovani devoti in Australia e ha cercato di reclutarli. Madhusudan Naidu e il suo gruppo sono poi stati a visitare l'Australia e durante la visita è stato organizzato un evento nei quali è stato chiesto ai devoti di partecipare. I giovani sono stati invitati e credevano di partecipare a un raduno spirituale, mentre hanno poi scoperto che era solo un evento avviato dal team di Mudenalli che cercava di convincerli
che Satya Sai Baba era tornato nel corpo sottile e risiedeva a Mudenalli. A Prashanti Nilayam, i sostenitori di Mudenalli si avvicinano ai devoti di Baba chiedendo loro di andare a Mudenalli. Sono molti i resoconti dei devoti che raccontano ciò che succede nei pressi dell'ashram. Essi dicono: Swami non è più a Prashanti Nilayama, ora è a Mudenalli, quindi dovreste andare lì. E quindi tutti coloro che cercano di andare a Puttaparthi vengono poi dirottati a Mudenalli. Gli inviti vengono inviati ai devoti per incoraggiarli a partecipare agli eventi di Mudenalli, come la conferenza dei giovani che si terrà nel novembre 2015, così come le celebrazioni del compleanno, eccetera, eccetera, che ora naturalmente sono celebrati separatamente all'organizzazione Satya Sai. Mentre in America i sostenitori di Madhusudan hanno anche inoltrato degli inviti per l'incontro tenuto a Encinitas. Narasimha Murthy nel suo libro Aiutiamo il sentiero sacro di Satya Sai, incoraggia i devoti a pubblicizzare Swami e il suo messaggio. Tanto è vero che si legge a pagina 61: dovreste sicuramente coltivare lo zelo missionario per propagandare il messaggio di Swami per il benessere del mondo. Madhusudan Naidu incoraggia anche coloro che lo seguono a pubblicizzare le loro esperienze. Ecco cosa dice Madhusudan Naidu ai suoi seguaci: dovete parlare di ciò che avete vissuto senza paura, si ha paura solo quando si è nell'errore, se non vi è errore non c'è spazio per la paura, dovete dire che cosa ha visto il vostro cuore. Per coloro che chiedono sinceramente, che chiedono consentimento, fategli sapere che c'è un modo per vivere accanto a Swami, e cioè attraverso il percorso dell'umiltà e dell'apertura mentale. Se qualcuno è umile e di larghe vedute, sicuramente comprenderà, ma non ha senso cantare i Veda ai bufali, non capiranno nulla. Insegnateli solo a quelli che capiranno, per gli altri il silenzio è la migliore risposta. Un seguace descrive come Madhusudan, che si riferisce a Swami, lo ha guardato e gli ha detto di scrivere delle sue esperienze dopo il recente corso estivo di Mudenalli. Stavo correndo con la macchina mentre Swami, nel corpo sottile, stava tornando a Prendip. Mi guarda e dice: scrivi. E io non capisco. Gli chiedo: Swami, che cosa? E lui dice: l'esperienza. Come un padre orgoglioso, dopo aver completato con successo il suo corso estivo, voleva che io condividessi la mia gioia anche con altri che non erano stati in grado di partecipare per diversi motivi. Eppure Swami disse ad Arnold Schulman, un autore che voleva scrivere un libro su Baba, di non scrivere alcun libro, poiché Baba voleva solo la sua fede e il suo amore. Swami ha mai indugiato in pubblicità o reclutamento? Swami stesso ha detto: il potere dell'attrazione è la divinità. Un piccolo esempio vi faccio ora. Migliaia di persone si sono riunite qui oggi. Chi vi ha invitati? Qualcuno vi ha mandato degli inviti? Non sono stati mandati inviti. Allora, come siete potuti venire qui? Il vostro amore per Swami è la causa principale. Nessuno vi ha portati qui con la forza, lo sapete tutti. Nonostante io vi abbia ripetutamente chiesto di non venire, siete ancora qui. L'attrazione dell'amore è la divinità. Questo è il magnete divino. 23 novembre 1998. Non sono interessato a vedere questa sala colma di persone. Voglio solo la qualità, non la quantità. Un cucchiaino di latte vaccino è meglio di un barile di latte di asina. È sufficiente avere una manciata di persone con un cuore nobile. 22 luglio 2002. Swami preferisce che altre persone vengano solo osservando vite virtuose per osservare le vite virtuose dei membri del centro e con il passaparola. Avvisi e cose del genere potrebbero iniziare in maniera piccola, ma con il tempo si esauriranno. Anche le piccole cose come le notifiche saranno prese come una pubblicità di Swami.
Ci sono altri guru che devono fare pubblicità e persino fornire trasporti, ma sai, non fa pubblicità, eppure migliaia di persone vengono lo stesso. Sai Baba dice perfino alle persone di andare a casa, ma loro rimangono. È questa la grande differenza. Conversazioni con Bhagavan Shri Satya Sai Baba, pagina 168. Incarnazioni dell'amore, vi ho parlato in questo modo solo per il mio immenso amore per voi. Comprendete ciò. Ciò che vi ho trasmesso è importante e dovete spiegarlo ai vostri compagni e amici. La devozione deve essere coltivata in modo silenzioso e sincero. Non rovinate le vostre vite ricorrendo a modi e metodi non veritieri. Satyam Bruyat, dovete dire la verità è Dio, quindi conducete una vita veritiera e alla fine vi fonderete nella verità. 22 luglio 2002. Io non dipendo dalle manifestazioni e dalle azioni esterne, sono imparentato con voi attraverso il principio dell'amore, il principio interiore dell'amore. Se voi volete essere attratti dalle cose esterne, la pubblicità è fondamentale per attirare le persone. Ad esempio, se questa conferenza o una certa celebrazione si svolgesse in un altro luogo, gli inviti dovrebbero essere stampati e inviati e le richieste personali dovrebbero essere fatte in modo che le persone possano partecipare. È necessario tenere conto di molte considerazioni, di molte cose, in modo che gli inviti possano essere ritirati e che la celebrazione abbia successo. Ma qui a Prashanti Nilayama non è mai stato stampato nessun invito e mai distribuito per nessuna occasione. Non è mai stato chiesto alle persone di venire, nessuno è mai stato invitato a partecipare. È solo l'amore, gli inviti da cuore a cuore che hanno portato qui decine di migliaia di persone in questo posto. La validità e il valore dell'amore li potete sperimentare da voi. L'amore è il più potente dei miei poteri. 22 novembre 1970. Il Signore non ha intenzione di pubblicizzarsi, non ho bisogno di pubblicità. Né alcun altro avatar del Signore ha bisogno di questo. Cosa state osando pubblicizzare? Me? Cosa sapete voi di me? Parlate di me in un modo oggi e in un altro modo domani. La vostra fede non è ancora incrollabile. Voi mi lodate quando le cose vanno bene e mi incolpate quando le cose vanno male. Non sono venuto in nessuna missione di pubblicità per nessuna setta, credo o causa, né sono venuto a raccogliere seguaci per alcuna dottrina. Non ho alcun piano per attirare discepoli o devoti. Sono venuto per dirvi di questa fede unitaria universale, questo principio atmico, questa via dell'amore, questo dharma dell'amore, questo dovere dell'amore. Questo obbligo di amare. 4 luglio 1968. Parlando dell'atteggiamento corretto durante l'esecuzione del servizio, Satya Sai Baba ha detto: Dio non vi chiederà quando e dove avete prestato servizio? Chiederà con quale motivo l'avete fatto, qual è stata l'intenzione che vi ha spinto a fare servizio. Potete soppesare il servizio e vantarvi della sua quantità, ma Dio cerca la qualità del cuore, la purezza della mente, la santità del motivo. 19 novembre 1981. Come membri della Satya Sai Seva Organization dovete essere un esempio per gli altri. Qualunque servizio voi facciate, è la qualità che conta, non la quantità. Non
Nessun atto di servizio dovrebbe essere considerato banale o degradante, né dovrebbe esserci una rivalità malsana nel rendere il servizio. 20 maggio 1984. Basta un piccolo servizio eseguito con amore. Se date un bicchiere d'acqua a una persona assetata con amore genuino, è più che sufficiente. Quasi il 90% dei cosiddetti devoti sono in effetti ingannevoli. Prima era piuttosto diverso, i devoti erano pochi ma erano veri devoti. Al giorno d'oggi ci sono troppe persone che cercano facilmente, ma sono mascherati dalla devozione. Per prima cosa al mattino adornano la fronte con la vibhuti. Si avvolgono intorno al collo una sciarpa e vagano liberamente come dei devoti. Persino i cani randagi che vanno in giro a cercare qualcosa da mangiare sono migliori di questi falsi devoti. 22 luglio 2002. Dare riverenza, dare in abbondanza, dare con modestia, dare come a un amico. Dare senza alcun pensiero di ricompensa. Non dare con ostentazione. Il servizio nell'ospedale, il servizio nei gruppi Bhajan, tutto deve essere fatto con umiltà e riverenza. Solo allora possono cedere la purificazione della mente e del pensiero, che è il principale vantaggio che ne deriva dal servizio. 21 dicembre 1967. Il nostro atteggiamento durante un'attività di servizio determina se il servizio ci aiuta o no a crescere spiritualmente. Il servizio svolto con un senso di orgoglio o superiorità può aiutare la persona che stiamo servendo, ma non ci aiuta. Non inquinate il vostro servizio con il veleno dell'orgoglio. 21 febbraio 1971. Sentite che state servendo voi stessi, che state frenando il vostro ego. 21 aprile 1967. Non ci sono altri nell'organizzazione SAI, siamo una famiglia. La parola grazie non dovrebbe essere usata nell'organizzazione SAI. È puramente un'espressione convenzionale nel mondo ordinario. Il membro di una famiglia che lavora per la famiglia è diverso da un lavoratore che lavora per prendere lo stipendio. I membri dell'organizzazione SAI devono prestare servizio senza aspettarsi alcuna ricompensa o riconoscimento. 20 novembre 1995. Per rimuovere il male dell'egoismo, il servizio è lo strumento più efficiente. Il servizio impressionerà anche sulla persona che fa il servizio, l'unità di tutta l'umanità. Colui che dedica il suo tempo, la sua abilità e la sua forza al servizio non può mai incontrare sconfitta, angoscia o delusione, perché il servizio è la sua ricompensa. 28 agosto 1976. Ma non pensate che attraverso il servizio voi potete riformare il mondo? Potete o non potete, non importa. Il vero valore del Seva, il suo risultato più visibile, è che vi riforma e vi rimodella. Fate servizio come pratica spirituale, allora sarete umili e felici. Non pavoneggiatevi per il fatto che state migliorando gli altri, ma migliorate voi stessi. 29 marzo 1967. L'adorazione dell'essere individuale, del Jiva, che è l'altro nome del servizio, può essere utile solo quando il cuore è puro. Tutti i vari tipi di servizio di cui uno può scrivere e parlare sono meri. Ci si vanta se la mente del volontario non è pura. Un cuore che ribolle di beatitudine e una mente satura di amore possono fare un minimo di servizio, eppure questo vincerà molta più grazia di enormi progetti intrapresi con orgoglio e sfarzo.
Preliminare a qualsiasi servizio dovete sradicare tutte le tendenze egoistiche, liberarvi di ogni senso di mio e tuo e bruciare in cenere l'orgoglio che viene dalla sensazione che state offrendo un servizio a qualcuno più povero o meno fortunato. Importante per il Seva è che dovete vincere la purezza del cuore. Dovete esaminare le vostre motivazioni e le abilità, le intenzioni e le vostre qualifiche e scoprire di persona ciò che sperate di ottenere attraverso questo Seva. Dovreste scoprire, ricercare, indagare qualsiasi traccia di egoismo e anche il desiderio di fama o persino del voler essere vicini a Swami. Se avete una voglia irrefrenabile di possedere delle cose che contribuiscono al vostro benessere o al senso di superiorità rispetto ad altri che sono i vostri amici o parenti, allora prima lascerete il Dalla, il servizio, e meglio è. Fate azioni che siano sante e benefiche, non macchiate dall'ego e dall'avidità di beneficiare. Iniziate il sacro pellegrinaggio verso l'obiettivo divino e rendete ogni minuto della vostra vita santa e propositiva. Quindi sicuramente questa terra e il vostro campo di lavoro sarà trasformato in un campo della rettitudine. Mentre giudicate il servizio fatto da un membro del Seva Dalla, non è la quantità o il numero di stanze individuali che contano, non contano affatto. Giudicate piuttosto il motivo che lo ha portato a servire, la genuinità dell'amore e della compassione con cui il Seva era saturo. 22 novembre 1978. Si dice che le azioni parlano più forte delle parole e ora esamineremo il primo progetto del servizio di Madhusudan alla luce degli insegnamenti e dell'esempio di Satya Sai Baba. Il primo grande progetto intrapreso dal gruppo Mudanalli è stato l'ospedale Satya Sai Sanjivani a Nayaraipur, situato vicino alla casa di Madhusudan. La homepage dell'ospedale Raipur Sai Sanjivani pubblicizza il numero di interventi chirurgici completati presso l'ospedale in caratteri grandi. Sai Baba non ha pubblicizzato le attività di servizio dell'organizzazione Satya Sai nei media e ha sempre detto: il quotidiano di oggi diventerà carta straccia domani. 13 aprile 2002. Nel primo anniversario dell'inaugurazione del Whitefield Super Speciality Hospital, gennaio 2002, Swami aveva ribadito: non ho niente a che fare con i giornali. Tuttavia, il sito web dell'ospedale Satya Sai Sanjivani ha una newsletter mensile che pubblicizza le attività dell'ospedale, fornisce statistiche sul numero dei pazienti che sono stati visitati, su quale trattamento è stato somministrato, da dove provengono, oltre a mostrare ritagli di giornali che elogiano l'ospedale. Ogni edizione della newsletter dell'ospedale contiene le foto dello staff dell'ospedale e inizia con lo slogan: leggete, siate ispirati e agite. Ripetute più volte in ogni newsletter, è proprio una proposta pubblicitaria. Tutti i servizi sono resi totalmente gratuiti. C'è un link sul sito web intitolato gratuito, dono della vita, e sul link c'è la dichiarazione: questo tempio di guarigione è supportato da numerosi individui disinteressati che si dedicano a portare avanti la direzione mostrata da Sai Baba e desiderano portare sorrisi in tanti piccoli cuori nei paesi del mondo. L'edizione di giugno 2015 della newsletter dell'ospedale ha anche una pubblicità che ringrazia le persone per il loro sostegno. Grazie per essere stati con noi nel rendere possibile questo bellissimo compito di amore e servizio disinteressato ai più bisognosi. Il vostro supporto è stato davvero impagabile. Ogni edizione ha una richiesta che le persone continuino però a contribuire alla newsletter. Ci sono delle diciture: continua e rimani in contatto. Questo è tutto per noi, il tuo team di Sai Sanjivani. L'edizione di giugno portò anche le foto di giornali di una cerimonia di premiazione con la didascalia,
L'ospedale di Sathya Sai Sangivani ha designato il miglior ospedale a Chhattisgarh, Madhya Pradesh e Maharashtra dall'eminente canale dei media IBC24. La galleria fotografica contiene anche foto di articoli di giornale sull'ospedale. La galleria video contiene anche video che pubblicizzano l'ospedale e la sua storia, oltre a video di notizie televisive sull'ospedale. Questo tipo di divulgazione mediatica evidente è assente nei siti web, sia per puttaparthi, sia per gli ospedali super specializzati di Bengaluru che Sri Sathya Sai Baba aveva fondato. Non esiste pubblicità esplicita che i servizi dell'ospedale siano gratuiti. Inoltre, non c'è nulla che dica che gli ospedali siano supportati da individui altruisti e che il supporto sia molto apprezzato. Mentre il lavoro svolto per i bambini dall'ospedale Raipur è senza dubbio lodevole, il fatto che abbiano chiamato l'ospedale Sri Sathya Sai Sangivani significa che le loro attività rappresentano Swami e devono seguire gli standard di Swami. Quindi la domanda essenziale che ci poniamo è: seguono gli insegnamenti di Swami sul servizio e sulla pubblicità? Più specificamente, Sai Baba approvò la pubblicizzazione delle attività di servizio? Il loro servizio disinteressato non dovrebbe essere esibito, non deve cercare ricompensa e nemmeno gratitudine o ringraziamenti da parte dei destinatari. 23 febbraio 1968. Le attività di servizio in tutte le terre possono prosperare solo attraverso la dedizione disinteressata. La fanfara è un segno di insincerità. Solo il lavoro silenzioso e incontaminato può fare appello. 21 novembre 1986. Il servizio sociale non dovrebbe diventare un lavoro di presentazione, realizzato per pubblicità o con la telecamera in vista. 2 gennaio 1970. Ci sono molti che si fanno avanti quando c'è una chiamata per il servizio sociale, ma molti di loro bramano solo pubblicità, cercano i cameraman ogni volta che aiutano gli altri e sono meno delusi quando non vengono citati sui giornali. E sono molto delusi quando non vengono citati sui giornali. Tali uomini si spingono in avanti e si arrampicano in posizioni di autorità, solo per sfilare la loro importanza davanti al pubblico. Dimenticano che il servizio è adorazione, che ogni atto di servizio è un fiore posto ai piedi del Signore e che se l'atto è contaminato dall'ego è come se il fiore fosse infestato da viscidi insetti infestanti. Chi contaminerà i piedi con un'offerta così disgustosa? 8 marzo 1971. L'atto di servizio non deve essere giudicato in base al costo o alla pubblicità che comporta. Potrebbe essere solo l'offerta di un bicchiere d'acqua nel profondo di una giungla. 24 maggio 1967. Nitya miyadi ledu
una maca, che le puso una maca, una maca. Una maca, che le puso una maca, una maca. Saggia e timide, ma non